ascoltate questa narrazione, rappresentate sopra il cartellone. Questi che qui vedete, raffigurati, sono Angela e Pasquale, i fidanzati. Muoviti canto mio, cambia gli accenti, che presentiamo tutti i parenti. La razza dei Cafalla, e sono queste, gente alla mano di condegno oneste. Dei Trochio la famiglia, questi sono, gente superba ma di cuore buono. La storia tratta pure altre persone, a chi racconta fategli attenzione. E qui la lingua mia si ferma e tace, gente che guardi dimmi se ti piace. Questo per l'altro ieri. No, non lo faccio più, perdona. Questo per ieri. Basta, basta. Questo per l'amore. Mi vai male. E questo per domani. Ci vai da Pasquale? Ma sì. Gli dici, ha detto così zia Angela, che stasera la porti al cinema, forza. Corri. Uffa, ma mi tocca ricominciare. Giovani agricoltori, uomini e donne, pose e maritate, la ditta Scarevani di Modena vi invita domani tutti al mercato. Abbiamo battesimi, cresime e matrimoni, vendiamo corredi di gran marca a piccolo prezzo, facciamo sconti speciali ai fidanzati da marito, regaliamo tutto quello che occorre all'intimità dell'uomo e della donna. Angelina, non ti metti a sognare, vieni a pigliare i pomodori. Mo vengo. Sciò, tengo la forza vostra io. Ma con chi parli? Con le mosche cavalline. 136, 138, 139, 140, 141. Ah, stai qua! 143! Stasera me devi portare al cinema! Shh. 146, 148, 149, 150, 151 e 153. Sono 153. Che stai a fare, ingegnere? Lo vedi? Sono 153 passi. Per 2,50 fa 383,50. Ogni 4 metri una pianta. Che pianta! Io stasera voglio andare al cinema. Sono 3 giorni che ci pensa, Angelì. Mo te lo spiego, eh? Questo è il pezzo di fosso della famiglia tua. Questo è il pezzo di fosso della famiglia mia. Se quando ci sposiamo a te ti danno il tuo e a me mi danno il mio, ci mettiamo quasi 38 piante davanti. Non ci ho dormito la notte per studiare sto fatto. Facevi meglio a dormire, che gli aranci crescono dentro i fossi. Aspetta. Ma lo riempiamo di terra. E lo facciamo diventare un gambo come tutti gli altri. Il fosso ce lo devono da Angeli! Oimà, che vuoi? Lo sai quanto è lungo il fosso? 153 passi di Pasquale.
Mo ci stanno pure i passi di Pasquale. Ha ragione tuo fratello. Il fosso pieno di terra. Ci vengono 42 piante d'arance. Ma è Pasquale che ti dice ste fesserie, eh? Quando mi sposo io voglio il fosso. Ma insomma, se posso sapere perché non me lo vuoi dare? Il fosso ci sta perché serve da confine. Ma quando io e Angela ci sposiamo, saremo tutta una famiglia. Il confine non serve più. Le storie possono sempre nascere. Va a fare cipolle, va, che ce le mangiamo quest'inverno. Va! Beh! Quella quando può fare un dispetto, ha detto di no. Allora pure io ti dico di no. Ma insomma, a casa nostra chi comanda? Tua madre. Pasquale! Lo sai che ci vogliono 7 anni prima che crescono bene gli aranci? Ma io ho pensato a tutto. Mentre gli aranci crescono ci pianto la verdura. E allora perché sto sveglio la notte? Tu pensi al fosso, agli aranci. E intanto quelli il permesso di sposare non ce lo danno. Io non ce la faccio più, Angeli. Dammi un bacio. Mamma mia, come puzzano stagli. Noi? Allora io come uomo ti dico di sì. È una cosa buona, Loretta. Se ce la fanno vivere da soli, sono 2 bocche di mela alle case nostre. E va bene. Ma le piantecine d'arance che serve per coltivare, ce le comprate voi quando è l'ora? Ah no, Pasquale ha avuto l'idea e lui se le compra. E allora ci deve ripensare. Loretta, io prima l'ho visto che si stavano a baciare. A casa mia gli uomini sono stati sempre un po' così. Se non si sposano presto, succede qualche disgrazia! Guardate tua figlia che non succede niente! La Madonna della Civita, che sta risposta bella! Pasqua, mo sono 3 sabato che mi dici di no, ma stasera rifanno la sepolta viva e io ci voglio andare. Quando siamo sposati, sta fantasia del cinema ti deve passare, eh? E perché? Perché la sera ci abbiamo da fare. Il bagno a me mi piace al mare, non qua dentro. Ma è settembre, il mare è chiuso, eh? Io di figli ne voglio tanti, Angeli. Però ricordati che io mi devo fare la permanente. Stai tanto bene con i capelli lisci. E poi, quelle non sono cose per noi. Pasqua. Mi sono sciupata. Che ti sei sciupata? La bellezza. L'altro anno ero meglio. Era fatica della stagione. Ti rimetti subito. È stato perché sto sempre a pensare a te. Non mi fa ridere, Angelì. Se no vengo lì, eh. Presto, che è tardi. Ciò! Ma sempre a me mi venite a cercare! Ciò! Ah! Lo fa! Ah! Io mi sciupo! Non si vede, non si vede! Noi te lo diamo il fosso, ma è la famiglia di Pasquale che si deve decidere! Se insieme al fosso ci mettete pure un po' di soldi, ci facciamo una bella figura con la famiglia di Pasquale. Ah. Ma dove stanno sti soldi? Allora non c'è rimasto niente. Abbiamo pagato le tasse, i negozianti e qualche debitore. Quanto c'è rimasto? Una 70.000 lire. Ma lo vuoi dire che ci fai? Svegliate, Frangi! Questo dorma in piedi con i cavalli. Ma l'ho fatto fa solo mezza giornata, mannaggia. Ma 400 lire pure so buone. Dalla tua figlia che li porta a Pasquale. E che c'entra Pasquale con i soldi miei? Seguita a dormire, va, che è meglio. Ti devi fare desiderare! Più si aspetta e più alla femmina ce l'ha roba! Lore, io t'ho aspettata 5 anni. E alla fine, vabbè, tu mi hai portato la terra. Ma quanto era meglio che non mi portavi niente! E perché? Perché? La femmina quando porta la roba vuole comandare. Pure tuo figlio l'hai imparato.
E poi Angela non può portare quello che non tiene. Perché non ci possono dare due quintali di grano all'anno e un pezzo di terra? Ma allora dica, la vuoi far morire di fame la famiglia d'Angela? C'hanno un metro di terra e ci campano in 10. Ai figli ci vogliono le botte e tu non ce l'hai mai date. Ce l'hai date tante, tu. La Madonna. Ma perché quello non si deve ancora sposare? Buonasera, Pasqua. Buonasera. Dice che il figlio di Quirino se n'è scappato con Giuseppina. E chi è sta Giuseppina? Come? La figlia di Vincenzo il falegname. Si volevano sposare da tanto tempo, le famiglie non ci avevano piacere e loro se ne sono scappati. Buonasera, nonna Filomena. Pasqua! Mena, Pasqua! Mena c'è tua sorella! La vedi? Invece d'aiuto a casa se ne va a spasso tutto il giorno. È la quarta volta che se ne esce a fare la civetta. Cammina a casa, te li scegliessi belli almeno. Cammina, che giusto giusto stasera mi ci trovi. E tu quando la finisci di fare la balia? Cristina, Cristi! I figli chi li fa se li allatta? Non te lo vuoi levare sto vizio, eh? E lui lo va sempre a tenere. Io senza una cattura in braccio non ci posso stare. Spicci, Pasquale, così mi sfogo quei figli tuoi. Io i figli non ce li avrò mai. E perché? Perché? No, sentirai tua sorella che ti sei voluto portare i figli suoi in campagna. Eccola, va. Quante volte ve lo devo dire? I figli miei in campagna non ce li dovete portare, se no quando sono grandi si ritrovano con la zappa in mano. Allora mandi in America dal padre, così ci pensa lui a far diventare signori. Sta zitto, cretino. Uè, Saverio! Ti do una mano, Angelì? No, faccio da me. Le scarpe da sposa ti piacciono con le fibbie? O col nastro bianco? No, col nastro bianco. Savè, io non t'ho ordinato niente, eh? Ma io ce le regalo. Saverio mi vuole bene. Ciao. Ciao. Le scarpe già le tengo. E che, ci vogliono solo le scarpe? Ma non ci stanno quelle 70.000 lire? E ci bastano? Ma che sono 70.000 lire? Buonasera, Angela. Buonasera, Leopoldo. Buonasera, nonna Filomena. Buonasera, nonna Noradino. Buonasera. Buonasera, Pasqua. Ma vatta a dormire, va. Questo già si crede di essere parroco. Dammi una mano, Pasqua. E tu? Che ti ho detto di no io? Se mi appresta a dirmi voglio sposare, non lo sai quello che ci vuole? Vestito a te, a tuo padre, a tuo nonno, con vette, viaggio di nozze. E mo' punisce! Prima voglio sapere quello che si spende. E io mi informo. Domani mi informo. Sei convinta? Sì. Ma ricordati che dentro al comò ci stanno solo una 50.000 lire, eh? Angelì! Angelina! Beh, che state a scherzare? Queste sono da 5 grammi. Costano 4.000 lire. Tutte e due? No, l'una. Però questa è roba che non la compra nessuno. Soltanto qualche povero disgraziato. Ecco quelle che ci vogliono. Da 8. Da 10 e da 12 grammi se volete fare una bella figura. Le volete vedere? Però costano 8.000 lire l'una. Ui, ecco ve ne andate, mo. Ma guarda sti sappatori. Ma tu quando sei per queste spese? E tu? A me mamma non me l'ha detto. Nemmeno a me. Insomma, io mi sono stufato di andare a domandare a questo e a quello senza ordinare mai niente. E tu fai sempre finta che hai per qualche altro. Sì. Quell'amico mio dice che vuole risparmiare, eh? Con la mandorla 800, senza mandorla 400. La senti la differenza? Sono uguali. Non ti dispiace, Giovanò, ma tu sei abituato con la zappa. Odora, odora.
Che fai, signor? Ti levo l'odore di questo. Ah. E beh? Per me sono uguale. Ma non si potrebbe fare tutti e due mischiati insieme, 500 lire al chilo. Ma che ti credi, che sono sassi? Tu vuoi far perdere tempo. Quando li vuoi comprare, ricordati, 10 chili con la mandorla e 10 chili senza mandorla fa 12.000 lire, hai capito? E vabbè. Allora ce lo vado a dire a quell'amico mio. Andiamo, va. Guarda che belle bomboniere. Ci abbiamo anche questo pettinato e questo rigato. No, nero, nero. Ma che ti sposi? No. Serve per nonno onoratino. Può morire da un momento all'altro. Ha lavorato tanto, almeno quando muore. Ma non lo tiene il vestito di quando si è sposato? È tutto parlato! Da che prezzi ci stanno? Da 8.000 lire al metro, da 4 e da 2. No, più sotto, più sotto. Più sotto, giovanotto, ci sta la carta. Ma tanto sottoterra, chi lo vede? Però deve fare bella figura prima che chiudano la cassa. Ma insomma, quanto costa? Costa caro, morì. 2,5 metri di stoffa. Tanto lui è piccolo, fa 5.000 lire. 4.500 lire per la fattura e 1.500 lire per le fodere. 11.000 lire in tutto. Moltiplicato per 3! Ma che dici? Sì, ce ne vogliono 3 uguali. Uno per lui, uno per mio padre e uno per me. Ma che, morite in 3? Non lo dobbiamo accompagnare al funerale. E allora ci vogliono 33.000 lire. I vestiti è inutile che ce li compriamo. Papà se lo potrebbe far imprestare da Serafino Scoppetta. Io mi tingo di nero, quello grigio. E nonna e Teresa le lasciamo a casa. Ma tanto che ci vengono a fare? Non ci bastano i soldi, eh? Non mi ricordo più se hai detto 60.000 o 50.000. 50.000! 50.000! Beh, mi pareva che erano di più. No, no, ti ricordi male, figlio mio. Ma che ci devi fare con questa, eh? Non cominciamo, sa, tanto la roba mia non la do a nessuno. I soldi che tieni da parte per le messe non li puoi dare a Pasquale, no, eh? Come lo sai? Caccio i soldi miei, eh? Te li potevo rubare. E invece sono onesto. Mi vedi? La chiesa mi manda in paradiso, tu no! Ma mi servono. Mi fai morire senza messe. Te le faccio dire io. Lo sai che pure l'abbe della sposa tocca a te? Sì, ma Angela si contenta di poco. Sì, sì. Ti piace, signori? Bello, bello. Uno sposalizio con un abito così, chi se lo scorda più? Certo che a te un modello come questo ti starebbe proprio bene con la figura che c'hai. Filippuccia Modeste ce lo farebbe per 35.000 lire. Noi invece abbiamo scommesso che tu lo fai per 25. È meglio che tornate da lei, perché io manco per 40 ve lo posso fare. E allora la scommessa la vinci Filippuccia. E fai la vinci a Filippuccia. Guarda che ragionamenti. Ma noi vogliamo diventare clienti tuoi, signori. Abbiamo portato pure le uova. Guarda. E allora dovete ordinare e non fare le scommesse. Da me un vestito così vale 50.000. Compresi il velo e i fiori d'arancio. Ma perché volete risparmiare? Tanto paga lo sposo. Se poi non lo volete spaventare, il prezzo ce lo dite un poco alla volta. Hai finito di segnare? Sì. Mannaggia, esce fuori. Come si può fare?
Ah, ecco. Fa 150.723. No, 120.723. Ma se viene 150.723, tu perché devi dire che esce 120.000? Riprova, Leopoldo, riprova che viene. Uff, possiamo continuare fino a domani, chi non viene, Pasqua. Fammi dire un'orazione adesso. Madonna mia della Cinta, io la notte non dormo più, fammi la grazia, fallo sposare mio fratello Pasquale, se no poi finisce che lui bestemmia. Già la devozione non ce l'ha mai avuta. Anzi, fagli venire pure quella, già che ci stai, Madonna mia. Hai finito di fare i conti? Tieni, ti può servire per la fede. Però quando mi guardi in giovanotto non mi devi dire più niente, eh. Vatta a dormire, poi dice che ti sciupi. Stai sempre in piedi. Quanti soldi ci vogliono per sposare? Non ti preoccupare. Allora ricordati pure. Angela e Pasquale sposi. E che sarebbe? Le partecipazioni, no? Ma che ce ne importa la gente che due contadini si sposano? Ce ne importa, ce ne importa. E vabbè, se ne importa. Ma fate dormire stanotte, sì? Senti, Angelì. Domani non ci vediamo. E perché? Vado a giornata. Così mi guadagno 1.000 lire. Non te lo volevo dire. Pure io. Buonanotte, Angelì. Ti state a parlare? E di che dobbiamo parlare? Di funerali? Al matrimonio di mia sorella non ci è bastato 500.000. De chiacchiere. Quando mi sposo io i soldi del rinfresco me li faccio dare e non invito nessuno. Così fai una brutta figura. Matrimoni e funerali non bisogna mai risparmiare. Se no la gente ti critica. Quando uno ha invitato tutti i parenti stretti? Figurati, io ho 35 zii. Pasqua, tanti del rinfresco. Lo paga la sposa. E beh, sempre soldi sono. Meno di 100 persone non le puoi invitare. Chissà perché devo invitare 100 persone. I parenti miei saranno una decina. E quello che danno invitato ai battesimi, alle crismi, ai matrimoni, non li vuoi invitare? E se no si offendono. E mettici poi che ogni invitato si porta presso 3 o 4 persone. Poco poco devi invitare almeno 30 famiglie, 15 tu e 15 Pasquale. Quando mi sposo io faccio ballare tutto a fondo. Ti costa un soldo, ti costa. La gente quando balla gli viene sede. Ci vuole la birra, il vino, i liquori. Pure i liquori ci vogliono. Solo. E i quintali taralli, bignè, pasticciotti, zuppa inglese, gelati. Come sono buoni i gelati. Ah, io per i gelati non ci ho avuto mai passione, eh. Gli invitati se ne vengono con le sporte vuote e se ne vanno con certi fagotti. Stanno bene per 15 giorni. Però gli invitati portano la busta. Chi con 1.000, 2.000, pure 5.000 lire. Ci paga il rinfresco e il viaggio di nozze. A Venezia. Solo a Venezia. Ti devi far portare pure a Napoli, a Capri. Tanti il viaggio di nozze lo paga lo sposo. Don Gui, io però vorrei sapere come vengono fuori questi soldi. 700 lire per le carte, 1.500 per l'organista, altrettante per il sacrestano, 1.000 lire per la messa e il resto per l'addobbo. Ma questo addobbo è proprio necessario. Come? I fiori, i vasi con le piante, le poltroncine. Inginocchiatoi ricoperti di damasco rosso, la guida. E tutte le candele, almeno una trentina. Il matrimonio è gratis, ma se volete fare una bella figura dovete spendere. I fiori me li posso trovare da me, ma ce ne stanno tanti. E le candele? Ma non si può pigliare una candela grossa. Si taglia, che ce ne vengono una trentina. Don Gui, mio fratello si è scordato che senza l'aiuto vostro non poteva entrare in seminario. Ma in queste cose non si deve risparmiare. Oh! Ma pure questo ci si mette.
2500. 723. 11.060. Ma che vanno alla chiesa con tutte ste sedie? Allora io me ne vado in campagna. Dà pure una guardata alla roba nostra, eh. Sì, sì, tanto io dormo là. Allora, si fa questo matrimonio? Si fa sì. Le scarpe già sono finite. È vero che si fa il matrimonio? Boh. Ma come, sei il fratello della sposa e non lo sai? E noi quando ci sposiamo, Rosì? Hai voglia a vendere palloni, compà. 350.600. Ma che ci hai preso per proprietari d'arancia? E noi? 312.050! Dove troviamo noi tutti questi soldi? Pur la permanente! Ma uno per andare in campagna deve avere i ricci! Aspettate un momento. La camera da letto si può lavare. Bastano due materazzi. Quando dormono chi li vede? Se ragioniamo così, pur la tua sposa non serve. Per due ore. Il vestito lo vedono tutti. Ci fate una bella figura pure voi che lo pagate. Voi tenete solo Angela. Noi ci abbiamo pure Teresa. Tra qualche anno tocca a lei. Se volete, io mi posso sposare pure subito. Non cominciamo a trovare scuse, sa? Noi ci dobbiamo sposare come si sposano tutti. Sono due anni che stiamo a rinnovare le carte ogni tre mesi. Il signore ci ha fatto maschio e femmina per sposare. Non potete fare un debito. Angeli, guardami a me. Dopo 10 anni di matrimonio, me sto ancora cercando per pagare i debiti. E quel mascalzone che mi ha lasciato e se n'è andato in America. Beh, noi ci possiamo vendere la vacca, la capra, un po' di galline. E noi il maiale. L'asino. No. Le bestie servono. Ah, perché i cristiani non servono? Ma insomma, qualche cosa dovete fare. Che vuoi andare a rubare? Allora facciamo senza. Senza che? Senza il vestito bianco. Senza quello nero. Senza il rinfresco. In città la gente povera fa così. Io ho fatto il soldato a Milano, mica a Lenola. Mi voglio sposare. Nudo, ma mi voglio sposare. No, no, piuttosto che fare una brutta figura mi faccio monaca. Lo sai che una senza l'abito bianco la gente dice che... Sta a pensare a quello che dice la gente. Angela, ha ragione. Ha ragione, sì. A casa nostra non è mai successo un matrimonio senza l'abito bianco. E a casa nostra non è mai successo un matrimonio senza rinfresco! Si sposa una volta sola e la faccia bisogna salvarla! Ma come la salvi se i soldi non ci stanno? Sì, ma la gente non lo deve sapere. È inutile, bisogna rimandare un altro anno. Pasqua, andiamo a giornata tutti i giorni. Risparmiamo su tutto e lavoriamo di più. Ah sì, perché quest'anno siamo andati a spasso. Tu! Non avete lavorato tutti come bestie? Quante giornate hai fatto tu? E tu? Tu, quante cicorie sei andata a fare? E quanti panni hai lavato? E tu? Quante casse d'aranci, di limoni, d'uva ti sei portata sulle spalle? E io non mi sono riposato una giornata sola. Neanche la domenica. So 2 anni che stiamo a fare sta storia. Ma mi sono stufato. Pure io. Non voglio aspettare più. Ma che è colpa nostra se i soldi non ci bastano? È meglio non pensarci più. Così risparmiamo una brutta figura tutti quanti. Allora sapete che faccio? Ce ne scappiamo. Andiamo, Angelina. Dio mio.
mio, ma questo è pazzo. No, non so pazzo, no. Sì, ce ne scappiamo. Ce ne stiamo 2 giorni in campagna. E poi voglio vedere se quando torno, dopo che è successo tutto, me la fate sposare o no. Non può essere, non può essere. State zitta tu. Ma avete capito? Noi ce ne scappiamo! E scappate, scappate! Così la finite! Vero. Righetto Manni non ha fatto lo stesso. È il figlio di Quirino. Ma quelle che dite voi se ne sono scappati perché le famiglie erano contrarie. Intanto dopo si sono sposati senza cerimonie e hanno risparmiato tutto. Hanno risparmiato proprio da sposa il viaggio di nozze. Pure il rinfresco. Così non spendiamo neanche un soldo. Ma lo volete capire? Quelle se ne sono scappate perché le famiglie avevano litigato. Ma noi invece lo sanno tutti che andiamo d'accordo. E non possiamo litigare pure noi. Mm. Facciamo finta, Come sarebbe a dire? Mo te lo spiego io. Sarebbe che voi fate finta che vi arrabbiate con noi perché Pasquale si è rubata Angela. E noi ci arrabbiamo con voi perché Angela si è fatta rubare. E così la gente ci crede. Già, o ci mettiamo a fare il teatro. La gente non lo capisce che è tutta una finta. Basta. Pure io voglio parlare. Prima senza i mobili. Poi senza il rinfresco e senza l'abito da sposa. Mo addirittura senza niente. Io non sono una disgraziata. Che fai, Angeli? Aspetta. Come ci ha preso, Pasquale? Oh, un momento. Non confondete le sedie, Se non scappi, ti lascio. E lasciami. E io vado con le altre. Già, perché non ci sei mai andato. Ti credi che non lo so che quando facevi il soldato... Voi già avete il soldato, noi manco quello. E allora scappa. Sì, scappa. Invece dell'abito bianco, la gente si ricorda che sono scappata. Come se fossi la prima tu. Ma pure i signori scappano. Ma quelli scappano in macchina. So anni che penso alla sfilata per la piazza, coi fiori d'arancio e tutti che guardano. Il viaggio di nozze lo facciamo quando nasce il primo figlio. E intanto adesso coi soldi tuoi e con quelli miei... Angeli. Allora non hai capito niente. E che c'è da capire? Se ci fanno scappare è per risparmiare. I soldi non ce li danno più. Ah, no. Quello che ci sta ce lo devono dare per forza. Insieme col fosso. Ci compriamo un carretto. E pure un mulo. E quando torniamo ti fai la permanente, Angeli. Hai visto? I soldi nostri non bastano mai a fare una cosa. 3 peperoni. Un formaggio. 6 uova. 6 mele. E 3 pere. La forchetta e il coltello, no. Si possono perdere. È meglio che li porta Pasquale. Ma guarda un po', che domani mi tocca litiga. Io non so buona a far finta. Se mi arrabbio, chissà che mesce. Io ti scrivo quello che devi dire e tu te li impari. Vabbè. Almeno c'hai un po' di confetti. Te li mangi con Pasquale. Questi nutrono pure, ci sta lo zucchero. Perché non me li date adesso i soldi che avete risparmiato? Ma pensa a scappare, Angeli! Fai tutto come ti ho detto, hai capito? Ma non si può aspettare dopo la chiesa? Quello stanotte è tuo marito.
mi vuoi aspettare più, figlia mia? Angelì! Angelì! Affacciati, Angelì, che ti dobbiamo dire una cosa urgente! Fa presto! Ci viene a tagliare le canne con noi! Domani mattina al campo di Don Carluccio! Ci danno 600 lire perché è domenica! Ci vengo, ci vengo! Ma come? Devi scappare! E non si può rimandare! Così mi guadagno 600 lire! Portati l'asciugamano, che quando abbiamo finito ci facciamo il bagno al lago! Vuoi vedere che mo' Angela cambia idea? Quella è una fanatica! Appena che siete scappati, dacci subito due scapponi, così capisce che aria tira! Chi ci rimette sono io! Dopo questo fatto, Don Guido non mi farà più servire la messa. Forza, Pasqua, forza! Presto, presto! Ricordatevi che domani dovete far finta di litigare con la famiglia di Angela, eh? Ci penso io, ci penso io! Pasqua, che vai alla guerra? Quasi. Perché non potrei scappare pure io? Tu sei figlia a noi, mica a quelli. Papà. Ritorna vincitore, Pasqua. Sai tutto, risolve questo problema. Perché l'uomo vive? Non si sa. Io dico che una ragione c'è. L'uomo vive. Vive perché deve vivere. E se uno non volesse vivere? S'ammazza. Bella risoluzione. Si è messa a correre. Ma dove vanno? Andiamo a vedere. Andiamo, andiamo. Fermati, Pasqua. 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 Ma che fai? Non dobbiamo scappare. Ma se scappi così, come ti ritrovo? Ci stavano quelli, io mi vergogno. Mo ci vengono appresso, andiamo, andiamo. T'aspetto davanti alla chiesa di San Bartolomeo. Con te dentro il paese non ci passo. Quello è lui. Lei sta là, andiamo. Quanto è bella far lavoro, quando vanno da legge sta, le tavole tre gli uletto, ma nave le quattro e l'altro e quattro. Ci ne Ma che stai ammazzando? Ma proprio in mezzo alla strada dovete ballare. Hanno battezzato il figlio di Michele, la casa è piena. Fatemi passare. Ehi. Che c'hai dentro sto zaino? Qua vedi. Lascia sta sto cosa, sa. Alla fine. Zappa. Dammi sto zaino. Non mi fate arrabbiare, Mettiti in canna, va. Ma che hai fatto? Hanno rubato quasi tutta la roba da mangiare.
accendi il fanale. Angeli. Pasqua. Finalmente soli. Lo so. Pasqua. Angeli. Andiamo alla cabana. Sì. Oh. E finiscila che mi fai ridere. Attenti, ah! Caschiamo. Siamo caduti. Lo vedi, si sono rotte le uova. E beh, saremo a digiuno. Poi, dove vai? Vieni qua, ma che fai? Ma che fai? Eh? Ognuno se ne torna a casa sua. Senti, Angeli, se dobbiamo scappare, scappiamo. Questa è la campagna mia, oh. Chi è? Siamo noi, che sei Guercio? E che fate qua? Siamo scappati. Siete scappati? Ma io ti ammazzo, a te ti riporto a casa a forza di schiaffone. Ma a casa lo sanno. E siamo tutti d'accordo, ad non fare lo stupido. Chi ci obbligava a scappare, se no? Ma allora non vi sposate più se scappate? Ma no, è per far prima e per risparmiare. Ci sposiamo dopo. Stiamo a sentire. Adesso tu mi fai il piacere. Te ne vai. E la terra la guardiamo noi. Sì, guarda la terra. Te ne vai a dormire al paese, sul letto. Ma come, non sei contento? No, so geloso. Oh, ma guarda un po' questo. Oi, ma tu che c'entri? Mi fa una rabbia. Ma allora deve rimanere zitella per tutta la vita? E a te ti piacerebbe che tua sorella... Che ci vuoi fare? Perciò so femmine. Vattene. Vabbè, me ne vado. Bravo, bravo. Angeli, allora me ne vado? Arrivederci. Andiamo, su. Pasqua. Che bella idea che hai avuto questo fosso. Vogliamo incominciare a riempirlo di terra? Così il lavoro ce lo troviamo già fatto. No, no, fra poco viene notte. Angeli, mi vuoi bene? Perché non lo sai? Mo me lo devi dimostrare. Che vedono? Vedono a noi. Ma tanto non capiscono.
tutto il dito. Mannaggia. Andiamo via, non vogliono. No. Le caccio. Su, su, su. Se facevamo un vero matrimonio, ci avevamo le lenzuola, non la paglia. E stavamo in albergo come signori. Ma signori, non ci siamo, lo vuoi capire una volta per sempre? Su. E io non ci posso pensare. Su. Aspetta. Vieni qui. Ma dove? Non lo so, ma qua no. Disgraziate che c'ho da fare, se no... Invece di tutta questa faticata, a quest'ora andavamo in automobile. Casomai ci andavamo fino alla stazione. E ti pare niente? Sai quanta gente ci vedeva e moriva d'invidia? Sei tu che mi vuoi far morire a me. Io non voglio far morire nessuno. E io sì. Guarda quanti fiori d'arancio. Se guardo là, caschiamo. Senti che profumo. Non sento niente. Se ci levi pure un matrimonio coi fiori d'arancio, a una povera ragazza che ci resta? Scendi. Che vuoi fare? Ma dove mi porti? Non ti fa sentire che ci può stare il padrone. Pasqua. Ma non sta bene. Non sta bene, no! Scappa, Angeli, scappa! Ai! Corri, corri! T'ho riconosciuta, sa? Sei la nipote di Pietro Cafalla! È la quarta volta che vieni qua! Ma se ci ritorni, ti denuncio! Te l'avevo detto di non rubare! Dio mio, mi pare di stare all'inferno! Ai! Ti brucia? Come il fuoco, ha sparato col sale. Fammi vedere. Che sei pazzo? Ti voglio medicare. Non è niente, m'ha già sparato un'altra volta. Allora ce l'hai per vizio, eh? Fermo con le mani. Ma io sono tuo marito, eh? Ancora no. Ti voglio fare un massaggio, che c'è di male? No, no, vattene. Ma che ti sei messo in testa? Non mi fido. Ma quando torniamo ci sposiamo, no? E chi mi dice che non cambi idea? Lo sai che un'abbandonata se la sposa solo un vedovo, un vecchio, uno sciangato? Allora siamo scappati per fare una passeggiata? Tu mi vuoi disonorare e poi te la squaglio. Io?
Apposta sei voluto scappare. Tu non ci rimetti niente. Ma chi te l'ha detto? Se non l'hai detto, l'hai pensato. E se non l'hai pensato ancora, lo puoi sempre pensare. Fosse la prima volta che un uomo fa i comodi suoi. E poi, chi si è visto, si è visto. Ma ho capito come bisogna fare con te. E provaci. Non mi fa arrabbiare, che è peggio per te, sa? Su, arrabbiate, arrabbiate. Ah, sì? Però, t'acchiappo. Io vengo pure là sopra, sai? C'hai le gambe storte. Apposta non ti sei voluta farmi di cà. So dritte. No, no. So storte, Angelì. Ehi! Tratti come una peste. Tu dovresti sapere che il matrimonio mi piace, perché vogliamo avere i figli e restare sempre insieme. Tiè, mangialo tu. Già ti volevo bene. Zingari.
Andiamo, va. Dove vai? Ormai è notte. E poi che facciamo soli soli per la campagna? Almeno qua ci stanno pure loro. Questi soldati ci rubano tutto. Pasqua, ma che ci devono rubare? Oddio mio, ma scoppia! Te l'avevo detto che era buono per pestare il sale. Dopo mi metto a cercare ancora. Chissà quant'altra roba ci sta qua in mezzo, che ci può servire per casa. Te, piglia. Oggi è festa e questo è morto. Ma chi vanno a prendere questi? Sarà morta la solita vecchia. Avanti. E su, via. Ma quando cominciano quelli? Non si saranno scordati che dobbiamo fare la commedia? Tu vatti a lavà! Uffa! Oh, pidocchiosi, va bene. Faccia di corno! Faccia di corno? No, questo è troppo forte. Se non cominciano loro, incomincio io! Tocca a loro che sono state offese. Angela è la femmina. Fermate! Come fai venire i nervi? Mettete le scarpe e incomincia. Non zia, comincia tu. Io nelle cose vostre non ci voglio entrare. Tengo il sangue già troppo avvelenato per qua i miei. Devi cominciare tu, che sei il padre. E allora è meglio la madre. Io? Non litigate mai con nessuno in vita mia, se poi vengono i carabinieri. Meglio, così sembra una cosa vera. Andiamo, Frangì. Forza, Frangì. E va. Forza! Io rovino tutto, eh? T'ha chiamato a te? Mi vergogno. Che t'ha fatto mio figlio Pasquale? Lo vuoi spiegare? Come? Ma che fa? Se n'è andato. Scemo, ma perché hai chiuso? Non sono capace. Ma quelli aspettano la risposta. A faccia d'ore! Subito, rispondile che ti ha richiamato. No, no, io non ci vado più. Non mi sento. Ore! Ti vuoi affacciare, sì o no? Bell'azione! Ha combinato quel garofalo di tuo figlio Pasquale! Hai capito? Ma si può sapere che ha fatto questo Pasquale? No, no, aspetta! Non trecchia paura! Permesso? Largo, largo! Ehi, vieni via! Sentiamo! Che t'ha fatto mio figlio? Cammina! Che t'ha fatto? Ah,
fate finta di niente, eh? Quella povera figlia mia! Lo vuoi dire che ti ha fatto, Pasquale mio? Levatemi! Ha fatto che si è rubato Angela! E che me ne frega a me? Tu, tu! Allora, manca a me, me ne frega niente. Ma no, gli sarà scappato. Ma se ne scappa a me. Carmelì, va alla casa di Angela e digli che se ci scappa qualche insulto non si devono offendere. Anzi, digli che possono offendere pure loro. Va, va. No, no, passa per i tetti, così nessuna te vede. Corri. Ci ho messo tanto tempo a farle e mo non servono più. Mi fate pace o resti? Prima andavate tanto d'accordo e mo? Prima era così e adesso no. Che ci comandate voi a casa nostra? E tu, la barba me la deve fare proprio qua. Le voglio guardare in faccia quei fetenti. Dice che non vi offendete se ci scappa qualche parola di più. Anzi, dice che se vi scappa pure a voi, loro sono contenti. Ah, sì? Sì. Apri, Adolfo. Mo li sistemo io. Delinquenti, impostori! A Filomè, la faccia della mondezza devi mettere tu e tutta la razza tua, antenati, discendenti, figli e nipoti. Guardate com'è secco quel canarino. Ora gli uccelli fanno morire di fame in quella casa di affamati e vorrebbero dare la figlia nostra a quel babbaccione di Pasquale. Ma ragiona più il canarino che tutta la razza vostra. E che gli date a mangiare, Angelina? Il canarino. Vieni! Mangia! Mangia che oggi a pranzo non c'è niente! Che fai? Questa è roba che costa, oh! Il canarino non me lo volevano toccare! Signori là, sono anni che bevono caffè di ceci. Ma prima paga tutti i buffi che devi pagare. Ti sta bene, sbruffone, sei buono solo a fare della gente. Troppo scandalo quanta gente, chi ha il coraggio di uscire più a finire che litighiamo sul serio? Voi l'avete voluta sta commedia. Ma lo vuoi capire che se non litighiamo bene ci tocca pagare il rinfresco, i mobili e tutto il resto. Ci attacchi tocca, eh? E facciamo presto. Presto, presto. Preparate il letto nella stalla con le bestie. Angela e Pasquale a casa mia non c'entrano più. Avete capito? To! Comare Rosian, prenderete voi, padre, Piolo, Spirito, Santa Crucia. Nella stalla vostra, fino a me, con rispetto parlando, le bestie nostre sono più pulite di Pasquale. Tieni, così ci si lava quando torna. Magrelli, la contravvenzione più giovanotto. Ed era cinquantesima. Vogliamo vedere chi la spunta. Via, di qua, sgombrate. Via, ho detto, via. Oh, quelle che c'è prese per sfacciate? E mica l'ho fatto apposta, mi è venuto addosso. Largo, largo, ma guarda un po', quello dice di andare indietro e lei se ne va avanti. Sgombrate, indietro. Perché non ti venuto ieri sera? Hanno messo di servizio. Va, va, va. Indietro, indietro. Belle cose che succedono, eh? Avete rivoluzionato tutto il paese con i vostri strilli. Ma chi strillava? Come gli strillava, come? Sono loro che hanno rivoluzionato. Sì, sì, loro. Lo dicevo io che venivano i carabinieri. Zitta. Io vorrei sapere perché me lo prendete tanto. Sono scappato. E va bene, ne scappano tanti, poturno e tutto si aggiusta, no? Faccio papà, sbaracciamo. Sono state sempre amici. Non è vero niente. Questo matrimonio non ci è mai piaciuto. Ma lascia. Fai un'opera buona. Vai a cercare quei due che sono scappati.
Ci mancherebbe altro. Ora mi metto a fare anche il cane d'accia, mi metto a fare. Ci veniamo tutti quanti, maresciallo. Tenevo le biciclette. Ma no. Maresciallo, non dici di no. Cucine e famiglie fanno pace. E mettici una buona parola, tu. Non posso io. Aspetta, marescià, io lo so dove stanno. Ti ci posso portare pure subito subito. Ma tu chi sei? Sol fratello, li ho visti stanotte alla capanna. Marescià, non è vero niente. Sta fermo, fermo. Forza che dopo facciamo una grande festa. Con i confetti e col rinfresco. E la festa da ballo la facciamo qui nel vicolo. Con un boccione di vino a testa, ma la cavate. Pure la spaghettata ci vuole! E la sposa la vogliamo con l'abito bianco! Allora, Maresciallo, si parte? E va bene, muoviamoci! Voglio fare un esperimento! Vediamo se questo paese finirà l'abitudine di scappare! Andiamo! Fermi! Dove andate? Un momento! Fermatevi! Pasqua! Il giovanotto voglio indovinare che tu tieni gli occhi da cacciatore. Uno ne fai e cento ne pensi. Ci sta una persona che ti vuole bene e una che ti tradisce. Che t'hanno dato? La carica? Il pianeta della fortuna? Sì, sì. 10 lire. Caccia, così sappiamo il nostro destino. Che dice? Ma tu non sai leggere? Beh, lui legge più svelto. Beh? Dice che ci sposiamo presto. Ma come? Qua ci sta scritto un sacco di roba. Da, leggi un po' tu. Ragazza, tu sei molto giovane e non conosci abbastanza la vita. Sei bella e piace. Da un giovanotto ti devi soprattutto guardare, perché ti può mettere nei guai. Sta attenta se non vuoi rimanere abbandonato con un figlio bastardo. Ma va a te, ne va. Imbroglione. Mo, tu ti credi che quello sono io, eh? E chi se no? T'hanno fatto il ritratto. Oddio, il fazzoletto. Dove l'ho messo il fazzoletto? Che devi fare, mo? Non le senti? Ma dove va? Alla messa. Ti sei scordato che è domenica. Vuoi tornare a Fondi? Non capisci niente. La Madonna degli Angeli sta qua vicino. Siamo scappati per andare alla Madonna degli Angeli. E allora siamo scappati solo per far peccati? Ma quali peccati? Ah. Non è peccato scappare con te? Non è peccato dormire con un uomo? Per quello che abbiamo fatto. Non vuol dire. Basta il pensiero. E mi fa specie che c'hai pure un fratello che è prete. La domenica ci sta l'obbligo della messa. Questa non è una domenica come le altre. Le domeniche sono tutte uguali. Anzi, mi voglio pure confessare, tanto mi ci trovo. Angeli, pure oggi sei in campagna? Sì! Scusati, fai finta che non stai con me. La figlia dell'americano oggi si sposa. Noi ci portiamo i mobili. Vedessi che corredo! Tutto ricamato. Hai visto? Mi hanno riconosciuto. Tu aspetta qua, io vado alla messa e torno subito. E chi mi dice che ritorni? O insieme o niente. Ma insieme con te non mi posso far vedere dalla gente. Allora restiamo qua. Con te non si può fare mai niente. I peccati tuoi me li piglio tutti io. E tu quest'altra domenica ti puoi sentire due messe, tre, e così rimetti tutto in bar, eh?
Perché non posso fare come la figlia dell'americano? Tieni i dollari sotto il letto, tu. Tieni le pecore. Scappiamo come due ladri. Non possiamo nemmeno andare alla messa insieme. E dobbiamo aver paura pure della gente. Tengo una fame, Pasqua. E io no. Come facciamo? Alla capanna mia, Angeli. Là ci stanno le bestie che guardano. Ma questa volta ce le mangiamo e... Speriamo che Pasquale ha fatto tutto quello che doveva fare, se no è un guaio, te lo dico io. Chissà che paura si mette quella povera figlia mia, voglio vedere il maresciallo. Senta tu. Corri, corri. A me sta litigata non mi è piaciuta per niente. Io voglio litigare adesso, che stiamo soli senza la gente. Non perdiamo tempo, il maresciallo li trova. Invece di fare finta, voi avete fatto sul serio. Se voleva fare sul serio, troppe cose dovevo dire. E che dovevi dire? Se era per me Pasquale, mia Angela lasciava. Loreno, ricominciamo. Pasquale poteva fare un matrimonio da signore. Ci avete pure il coraggio di parlare! Per venirci appresso, vi siete dovuti far prestare il carretto! E voi, che gli avete dato a quello sfaticato? Un metro di fosso? Pietro Cavalla, non gli ho toccato tasto! È tanto che non si parla più del fosso! E a te non ti conviene! E parla, parla! Tu ci credi al destino? No. Io sto ancora a pensare alle parole del pianeta. E non ricominciamo, eh? Prima mangiamo. E allora sta più composta. I carabinieri col maresciallo. Questi vengono da noi. Ci sta pure Don Guido. Ma che è successo? Il limone che hai rubato stanotte. Quello t'ha denunciato. E che c'entra tutta sta gente? Ti ho visto io! No! Calma, ma calma. Non gli darei a maresciallo! Non gridare! Bisogna riprenderli! Maresciallo! Ma come li troviamo? La campagna è grande, poi se si vogliono bene mettetevi d'accordo! Noi siamo venuti a mettere pace e per fare un matrimonio cristiano! Mettetevi d'accordo! Con quelli? Mai! Con loro no! Ma con me ti ci devi mettere d'accordo, Franci. E che c'entri tu? C'entro sì. Tua nipote Angela viene una volta a rubare i limoni all'orto mio. Eppure stanotte è venuta. Beh, sarà stato Pasquale a rubare. No, no, è stata Angela. E non è la prima volta che ce la pizzico. Lo senti? Lo sanno tutti che siete una famiglia di ladri. Piano, piano con le parole. Marescia, è la verità. Quelli hanno sempre rubato. Pietro rubava da giovanotto e ruba da vecchio. E che t'ho rubato io a te?
t'avevo avvertito! Ti conveniva sta zitto! Marescià! Di che c'è? Ma ti faccio vedere una bella cosa! Lasciatemi parlare! Lasciatemi parlare! Stai attento! Lo vedi che faccio? Se può rubare in tanti modi, Marescià, mica solo con le mani! Guarda! Hai capito mo? O non hai capito ancora? Ecco come faceva da giovane quel farabutto là. Veniva la notte con la moglie buonanima e scavava sempre dalla parte nostra. Non siamo mai riusciti a trovarli sul fatto. Strega di Benevento! Ladro, ladro e ladro! Calma, calma! Fermatevi! In nome di Dio, fermatevi! Sono patato! Ladro di giorno e di notte! Vergognatevi! Hai ammanetto tutti, eh? Oh, dietro cavallo! Neanche la galera ha voluto a te! In galera ci voglio vedere tuo figlio! Legato mani e piedi! Denuncio Pasquale per violenza carnale, Marescià! Vi rendete conto di quello che state dicendo? E falla la denuncia e io vincio le indagini! Io la denuncia la faccio subito! La faccio pure io! Meglio in galera che marito a quella là! Me ci trovo e te lo voglio dire. Lo sai perché non ti ho voluto per moglie? Eh? Perché tiene una faccia troppo antipatica e la lingua sporca. Ma questa faccia antipatica 50 anni fa ti ha salvato la pelle. E sta lingua sporca è andata a parlare a quel deputato. E la guerra di Menelicche non l'hai fatta più. Te lo sei scordato. E io ti dico solo una cosa, che Angela e Pasquale non si sposeranno più. Io l'ho sempre detto, bisognerebbe creare in ogni comune un fondo prestito matrimoniale per i cittadini poveri. Con questo sole, non la sente Arietta, e mi ricordi il lago Ashanghi, reverendo, dimentichiamo i poveri almeno per un giorno. Certo che a Venezia però era un'altra cosa. Ma perché dovrebbero stare proprio qua? Quelli che scappano vengono sempre al lago. Pure io ci venni quella volta. Io posso scappare solo con uno come me. Lascia a me. C'hai tutta la divisa rovinata. Lo so. Lo so che mi ci vorrebbe una donna, ma c'è la legge. Devono passare ancora 2 anni. Ah, io ti aspetto, tanto non c'ho niente da fare. Angeli, mo dobbiamo scendere. Angeli, scendiamo. Quanto è bello il cielo. È bello, sì. E noi lo guardiamo solo per capire se piove o non piove. E quando lo tieni il tempo di guardarlo gratis? Secondo te, il cielo che sta qua è lo stesso che sta in America? Ma con la fame che tieni, dove la trovi la forza di parlare? Sei proprio curiosa, Sangeli. Pasqua, tu che dici? Quando piove le stelle si bagnano. Che ne so? Queste sono cose da scienziati. Scappa, Pasqua, scappa. Prema presto che ci vedono. Scienziati. Pensano. Noi sappiamo lavorare la terra. Saverio sa fare le scarpe. E quelli sanno pensare. Oddio, che pensano?
a tutto. Siamo proprio ignoranti noi, Pasquale. È la prima volta che non devo zappa la terra. Lava i panni, bada le galline, cucina. Come son ricchi, ricchi che non fanno mai niente. Quasi quasi non tengo più fame, Pasqua. Beata te. Perché scendiamo? Ah, con tutti sti botti io in mezzo all'acqua non sto tranquillo, sa? Chissà quando ci torno più sul lago. Mi dai andare in bicicletta? Ma io devo fare sempre tutto quello che piace a te. E tu quello che piace a me mai, eh? Vabbè, sali, sali. Sta dritta. Metti i piedi lì. Avanti. Forza, pedala. Pedala. Lasciami, lasciami. Oddio, cado. Cado. Tieni il manubrio come una zappa. Ti ci devi attaccare leggero, leggero. Quindi andiamo, va. Ma se non pedali è inutile, no? Oddio, mi fai cadere! Non guardare la ruota, devi guardare avanti a te. Forza! Forza! Ho imparato, ho imparato! Marescià, pensi che fortuna per me se scoppiamo Angela in mezzo a quei canneti ammazzata da Pasquale? Lo sento come parlano questi giovani. E lei si meraviglia di quelli che scappano. Non c'è più niente da fare. Ormai anche a fondi è arrivato l'esistenzialismo. Ti sei sporcata tutta di terra. Te, dicevi che c'ho le gambe storte. Fermi! Fermi! È la voce di Angela! Figurati se quella sa cantare! Oh, sa cantare sì! Lo sa Don Guido come canta la chiesa! Questo non è un canto di chiesa! Non posso riconoscere Angela! La riconosco io! Andiamo! O che corriamo appresso alle voci? In Italia cantano tutti, figlio mio! Maresciallo, voi dovete venire con me! No! Vieni tu con noi! Ho in mente un piano e non ti dispiacerà! Andiamo, Vincenzo! Rovini tutto. Stavamo tanto bene così. Tu stai bene così. Io non ho mai faticato tanto. Te sono venuto dietro per chilometri. T'ho portato in bicicletta. Ho remato. Perché dobbiamo sempre litigare? Basta, me ne vado. No. Tu pensi solo alla permanente, al cinema, al corteo in piazza. Pure l'amore me l'hai fatto diventare una fatica. Me ne torno a casa. Aspetta che si fa notte. Così dopo dici che a notte bisogna aspettare il giorno. Pasqua. Io ho paura. Non lo so, ma ho paura. Ma di che? Tu sei uomo, non lo puoi capire. Angeli, ma tu mi vuoi bene sul serio? È da ieri sera che ci sto a pensare. Allora neanche tu mi vuoi bene. Da me vuoi solo una cosa.
Proprio niente, niente? Niente, proprio niente. Non avete visto che mi ha dato gli schiaffi? Per me hai sbagliato. Sì, sì, hai proprio sbagliato. Ormai lo sanno tutti quanti che sei scappata. E che vuol dire? Vuol dire che tu per la gente sei già compromessa. Compromessa? Ma quando torni in paese, chi ci crede che non è successo niente? Ma ci devono credere. Figurati, chissà quante chiacchiere hanno già inventato, altro che compromessa. Se quello cambia idea, addio. Chi ti siviglia più? Ma allora che devo fare? Che devi fare? Ce lo domandi pure. Buon prove questo, revere. È meglio il mio. Oh. Vediamo, vediamo. Questo è belga, si capisce dal peso, eh. Sotto un altro. 200 lire l'uno, eh? Ma ecco, ma i ragazzi gli metti 50. E trovi un altro e ti metti il pallone qua in mezzo. Dai, dai, dai. Oppla. Se non arrestate quel delinquente di Pasquale, qua non mangia nessuno, eh. Io brucio tutto. Ma è bel pesce, eh. Siamo stati proprio fortunati. Io brucio tutto. Tiè, brucia. Pasquale! Pasquale! Oddio! Pasquale! Madonna mia, se me lo fa ritrovare, ti dico pure 12 Ave Marie. Io mi voglio affogare. Lasciami stare, eh. Ma siamo scappati, ci vogliamo bene. Sì. Fa caldo, mi faccio il bagno.
Mamma mia, che caldo! Ui, ma qua piglia fuoco! Ehi! Ehi! Brucia tutto, brucia tutto! Io so! Ma guarda un po', se uno deve fare la permanente a lunedì no! Forza! Andate via! Andate via, mi sono stufato! Ti sei scottato, eh? Ma l'ho rotto tutto! Non è niente, non è niente! Siete pazzi! Succede che non ti sposi più! Ma come non so? Dammi la corda! Angeli! Vieni! Forza, dentro! Ma che stiamo a carnevale? Chiudete la chiave, se no se ne scappa! Che schifo! Che ci vuoi fare, Angeli? Siamo nati con la sfortuna! Tu sì, ma io no! Dove sta pazza, mo? No! Lei l'ha voluto. E lei se la sbriga. Chi è? Pasqua, so io. Scioglimi, Angeli. Scioglimi, Angeli. Fai piano, che quelli ti sentano. Sì, sì. Ma io devo andare a vendere le telline. La bondezza, mi fate pigliare la multa. Ma guarda un po', io andavo tanto bene in campagna. Ma dopo vi pago bene, è questione di un quarto d'ora. Oh. Che vuoi? Vieni che ti guadagni 300 lire. 300 lire? Pasquale Drocchio, vuoi ricevere Angela Cafalla qui presente in tua legittima sposa, secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Sì, sì. E tu? Angela Cafalla, vuoi ricevere Pasquale Drocchio qui presente in tuo legittimo sposo, secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Sì. Datevi la mano destra, va. Ego coniunga vossi in matrimonio, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ma guardano poco. Gli anelli. Confirmo hoc Deus quod operatus est in nobis a templo sancto tuo quod est in Jerusalem. Augurio, augurio di questi giorni. Grazie, grazie. Figlio Mascolo. E anche l'altare maggiore. Pater Noster. Ci hanno messo qui, lo vedi? Perché ci sta il Gesù Cristo grosso grosso. Ci porta fortuna. Oh, porta fortuna, le 300 lire. Aspetta, dopo, dopo. A sedere, a sedere. Non è finito ancora. Don Guido, il mercato si è aperto, posso andare, se no mi rubano il posto. Adesso siete sposati. Ma l'ho chiamato un matrimonio questo. Pensate come poteva essere bello con la musica, i fiori, l'altare maggiore tutto illuminato. Perché siete scappati, figli miei? Perché avete abbandonato i principi di Santa Madre Chiesa? Aprite!
niente, Freddy. Non sono servite a niente. Se ne vanno. E le 300 lire mie? E le mie. Ma siamo per la sacrestia? Sì, sì. Andiamo, andiamo! Adesso bisogna riempirlo di terra. Come sono passati presto questi giorni. Fiore de campo e de limone amare, non ci abbiamo più nulla a raccontare. Gioventù che c'hai, fuoco nel cuore, ti dedichiamo questa storia d'amore. E qui la lingua mia rimane mute, ve fa la riverenza e ve salute.